Perfetto, buongiorno. Buongiorno. Ciao, sono... buongiorno a tutti, scusate il ritardo, ma ci sono un sacco di tifosi, un sacco di bambini che hanno chiesto la foto, questa è una cosa bella. Non sono, bello, non molto sono bello. Ancora padre, però ho visto molti padri emozionati perché riescono a tramandare la passione per il nostro Avellino, questa è una cosa importante. Molto bello, vogliamo cominciare a parlare di questa bella giornata, innanzitutto diciamo qualche parolina, festa del papà oggi, una giornata speciale. Sì. No? Innanzitutto auguri a tutti i Giuseppe, no? Sì. Dei nostri tifosi, anche del nostro staff, ce ne sono tanti. Sì, una bella iniziativa che fa parte di una strategia comunicativa e di marketing messa in piedi a inizio stagione, così come stiamo facendo già per la prossima. Sta funzionando perché finalmente anche questa situazione, diciamo, epidemiologica ci sta un attimo lasciando, tra virgolette, di conseguenza un po' più liberi, siamo più liberi di far partecipare alle nostre iniziative i nostri tifosi, cosa che ci è mancata in 2 anni per forza di cose, siamo stati costretti poi ad essere chiusi nei nostri uffici, allo stadio, talvolta da soli, di conseguenza queste iniziative sono tutte pensate per far avvicinare di nuovo, far innamorare di nuovo i nostri tifosi all'Avellino, in modo da riempire lo stadio, ma non solo, pure per tramandare quella che è la passione, l'appartenenza di un territorio che è il calcio come cosa fondamentale. Assolutamente sì. Domani si gioca però. Domani sfida importante appunto contro il Messina, prosegue il lavoro di mister Gautieri, alcuni giocatori ritornano a disposizione, altri invece no, un po' il punto della situazione in vista della gara di domani, quali sono anche le sensazioni che si respirano all'interno del gruppo squadra? Domani si gioca e c'è una bellissima atmosfera perché c'è questo gemellaggio con i tifosi del Messina e so che si stanno già organizzando per far vedere a tutti quello che è il lato bello del calcio, ovvero l'unione e l'aggregazione al di là dei colori sociali. Per quanto riguarda il lato tecnico, stiamo lavorando per recuperare tutti, cosa che dobbiamo fare assolutamente per la post season a cui ci apprestiamo passo dopo passo ad affrontare. Cercheremo di arrivarci il migliore dei modi. Prima avete sentito Antonio Matera, ho visto in diretta mentre siamo in ufficio e poi sono venuto qui, quindi l'ho ascoltato un attimo, era abbastanza convinto e questa è la cosa che ci piace, perché se i calciatori sono convinti delle proprie forze, significa anche mentalmente sono più liberi e magari liberi di esprimersi in un modo che possa far bene a tutti, cioè ovvero quello di fare 3 punti, di vincere e di giocare ogni partita 90 minuti con la consapevolezza che nessuno regala nulla, quindi sarà una partita difficile quella di domani, come quella di mercoledì, come quella di domenica, fino alla fine della stagione. Il primo posto dopo il Palermo sappiamo tutti che è sfumato, di conseguenza ci siamo concentrati tutti su quello che è l'obiettivo, quello che è stato l'obiettivo stagionale da inizio stagione, ovvero fare meglio della scorsa stagione. Nella scorsa stagione siamo arrivati terzi anche se a pari punti con un gol di scarto con il Catanzaro, quest'anno dobbiamo fare di tutto per arrivare secondi, soprattutto perché come voi sapete, sto parlando solo io, scusatemi, però come tutti sapete, come tutti avete vissuto insieme, abbiamo vissuto la scorsa stagione, siamo arrivati nei playoff forti sì, però un po' stanchi e soprattutto con una rosa non tanto lunga. Noi abbiamo lavorato per aumentare la qualità della rosa, tant'è che nella post season penso saremo la mina vagante tra tutti i gironi, perché con una rosa così importante, io penso a Totò Di Gaudio, penso a Murano, penso a tutti al 100%, secondo me non ci saranno gregari, cioè di conseguenza con le partite ogni 3 giorni, andate e ritorno, poi dipende dalla posizione, ma immaginate di arrivare secondi in classifica, quindi affrontare quarti, semifinale e finale. Diciamo che abbiamo diverse chance. Sì, non come l'anno scorso che c'erano Ciancio e Carriero in lacrime in tribuna perché hanno potuto disputare la semifinale playoff di ritorno con il Padova, cosa che poi ci ha buttato fuori. Ci ha penalizzati sicuramente. Allora, Giovanni, abbiamo visto un po' tutta la famiglia dell'US Avellino, no? Il settore giovanile, la prima squadra. A proposito del settore giovanile, insomma, i frutti piano piano stanno arrivando. Si parla delle soglie di Mocano, avevamo anche Daniele De Maio, che è un irpino, che è uno dei punti fermi della Primavera 3, in classe 2004, se non erro. Insomma, immagino che ci sia soddisfazione anche sotto questo punto di vista. Molta, molta. C'è stata davvero, questa è una cosa fantastica, io l'ho immaginata da 2 anni a questa parte questa situazione, parlo dell'esordio di Andrea Mocano in prima squadra dei professionisti, è come se avessi fatto io l'esordio con l'Avellino, perché come ci abbiamo lavorato talmente tanto a questa cosa, aiuto, e voi lo sapete perché avete seguito in prima persona come media parte nelle partite della primavera e non solo, che quando ha varcato il campo con la casacca in mano era come se ognuno di noi stesse per entrare in campo nell'Avellino, nonostante poi lui abbia una storia particolare da 2 anni con noi, con le nostre strutture, cioè
è una cosa bella e soprattutto fa capire che quando si lavora in un certo modo i risultati arrivano. Ovviamente è una sola presenza, non è che abbiamo fatto chissà cosa, però questa, come tante altre convocazioni, come i risultati che stanno avendo tutte le nostre rose del settore giovanile, io non ricordo un Avellino con tutte le, settore, con tutte le rose del settore giovanile in lotta per i playoff della propria, del proprio campionato. Ah, quindi, sì, domani quindi ci saranno altre tante sfide importanti per l'Under 16, Under 17 e Under 15, però l'Under 16 contro il Catanzaro, le altre due formazioni contro il Potenza. Sì, no, dico, Giovanni D'Agostino qui adesso non si dovrà muovere perché ci arriverà il momento del, eccolo, del sì, contest, sì, aspettiamo, sì, sì, aspettiamo Emma, che Emma, però, qualche, che, quanto, eccola qua, subito, appunto, subito, è arrivata, vabbè, Emma. È arrivata, quindi, no, era importante parlare anche un po', prego, di quello, di come è cambiato il rapporto con la primavera, con l'arrivo di mister Gautieri, perché vediamo una forte integrazione di quelli che sono gli elementi appunto giovani dell'US Avellino nella prima squadra, un lavoro certosino anche con il mister che a fine allenamento si sofferma con i più giovani. Certo, non solo del mister ma anche del direttore sportivo De Vito, lui è uno che ha sempre lavorato con i giovani ed è stato uno dei motivi per cui poi l'abbiamo scelto quando abbiamo deciso di fare il cambio. Il mister Gautieri è emozionante per come lavora, perché si ferma di più con i ragazzi della primavera che piuttosto che con quelli della prima squadra. Parlo a fine allenamento, mezz'ora, con i fari accesi, la sera si ferma con i vari Musto, con i vari Mocano, con i vari convocati di Martino di volta in volta e vede tutti quanti i movimenti, perché lui ci crede tanto in questa cosa e soprattutto lo fa non in maniera ipocrita, perché lui, noi ad esempio delle volte guardiamo l'allenamento dalla tribuna stampa, quindi non sa che lo stiamo osservando, quindi resta lì, non lo fa per accattivarti, cioè per, sì, per, certo, certo. Per in maniera ipocrita, però lo fa per lavoro, di conseguenza lo fa in maniera spontanea, una cosa che ci piace molto. Ovviamente poi è tutto legato ai risultati, perché siamo una piazza difficile per questo, perché potenzialmente la categoria ci sta stretta per tutto quello che rappresenta l'Avellino, ma potenzialmente in un'altra situazione la Lega Pro, facendo crescere i giovani e lavorando in un certo senso, sarebbe l'ideale per una società neonata. Noi per esempio il presidente ha deciso di fare una scelta completamente diversa da 2 anni, investendo per cercare di uscire dalla categoria, quindi dobbiamo fare di tutto per farlo. Di conseguenza però stiamo lavorando parallelamente a settore giovanile, l'anno prossimo abbiamo tante cose nuove, aumentando i posti di vitto e alloggio, stavo facendo quello prima, per questo parlo di questo, aumentando i posti proprio per i nostri tesserati. È una notizia, sì, sì, arrivando quasi a 20 posti letto, cioè vitto e alloggio per i tesserati, una foresteria vera, sì, propria. Una foresteria vera e propria, con varie strutture presenti sul territorio, oltre alle strutture sportive che stiamo valorizzando sul territorio irpino.